Ciao bambini! Benvenuti in questa seconda parte del video dedicato alla lezione di oggi. Allora, riprendiamo il nostro bellissimo quaderno a righe. Abbiamo incollato, come vi ho detto prima, la casetta. Vedete? Devo dire che il risultato è veramente bello. In quest'altra pagina, adesso, sapete cosa dobbiamo fare? Mi sa che si vede quello che dobbiamo fare, si vede di già. Ricordate in classe tutte quelle schede che abbiamo fatto in cui abbiamo colorato un rigo azzurro, un rigo verde chiaro, un rigo marrone, in cui poi abbiamo messo tutti i vari animaletti? In questa pagina dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Dobbiamo colorare un rigo azzurro cielo, un rigo verde chiaro, verde erbetta, e un rigo marrone, marrone terriccio. Secondo voi, indovinello, secondo voi queste nuove vocali in stampato minuscolo in che rigo vanno? Vi do un indizio. Le nuove vocali vanno nel rigo dove c'era il riccio, dove c'era la rana, dove c'era il serpente. Vi do 2 secondi per rispondere. 1, 2. Avete risposto? Vabbè, dai, speriamo di sì, però adesso la risposta ve la dico io. Queste nuove vocali vanno nel secondo rigo, nel rigo dell'erbetta. Quindi adesso, con tanta pazienza e tanta precisione nel colorare, coloreremo le righe del nostro quaderno. Il risultato deve essere così come ho fatto io. Spero si veda bene. Ok, una volta che avete completato tutta la pagina, dovete fare attenzione ad una cosa. Se notate bene, in questo quaderno con delle righe speciali, ci sono anche delle righe perpendicolari che vanno da sopra fino a sotto. Queste ci serviranno in questo nostro primo lavoro. Guardate bene dove sono. Magari qui non si vedono moltissimo, però vi dico io come dobbiamo utilizzarle. Ora scriverò nel rigo verde dell'erbetta la A in stampato minuscolo. Inizio a scriverla io e poi voi completerete la pagina. Aspettate un attimo. Ok, io ho fatto. Ho scritto la A sulle nostre righe verdi dell'erbetta. Ora vi faccio vedere in grande la forma della A, la nuova A. Come potete notare, la A ha una linea curva e poi ha una grande pancia qui davanti. Questa è una gigante. Noi dobbiamo esercitarci a fare tante piccole A. Ora vi faccio vedere come, guardate. Come potete notare, io ho scritto tante A all'inizio del rigo verticale. Visto? A, A, A. Voi dovete esattamente fare in questo modo. E dovete fare 2 righe di A, 2 righe di E, 2 di I, 2 di O e 2 di U. Mi raccomando, devono essere contenute all'interno di uno stesso rigo. La A che ho fatto io non tocca il rigo azzurro e non tocca il rigo marrone, perché noi lo sappiamo bene che le altre 2 righe sono destinate ad altri animaletti. Facciamo finta che la A sia un riccio, e il riccio sta nell'erba, non sta mica sottoterra e nemmeno vola in cielo, capito? Mi raccomando, guardate attentamente, guardate le righe verticali. Non si vedono bene, ma guardate bene quelle del vostro quaderno.
all'inizio di ogni rigo io ho scritto la nuova vocale. Bene, bambini, per oggi va bene così. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, seguitemi e ascoltate tutti i miei consigli, così avremo dei quaderni bellissimi e arriveremo alla fine dell'anno super preparatissimi. Un bacione, bambini!